Buona giornata a tutti. Salve a tutti. Eccolo qua, chi vi parla è Claudio Simeone insieme a Francesco e a tutta la famiglia presente in questa trasmissione. Bene, trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo va in onda ogni giovedì alle ore 15. Oggi non dovrebbe esserci Mario, per cui continueremo fino alle ore 8. Naturalmente andremo avanti fino alle 5. Alle 5 faremo uno stacco musicale, un mixer di musiche per una mezz'ora circa. Poi andremo avanti poi faremo la trasmissione su Viaggio a Ixlan di Castaneda, in modo da spiegare un pochino le sensazioni che Castaneda individua nella trasformazione fra l'individuo normale, cioè l'individuo che guarda il mondo con gli occhi normali, e l'individuo che guarda il mondo con gli occhi della stregoneria, cioè la trasformazione soggettiva nella relazione fra l'essere umano e il mondo. E attraverso Viaggio a Ixlan vi spiegherò questa trasformazione per quello che mi è possibile. Naturalmente capirlo o non capirlo dipende un po' dallo stato emotivo, del modo di essere delle persone. Bene, allora, io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, sono qui con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, indirizzo è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Francesco vi dirà qualcosa di internet adesso. Ecco, abbiamo attivato un servizio nuovo per accelerare l'accesso a internet. E praticamente abbiamo creato un indirizzo particolare per quanto riguarda uno dei nostri siti, in cui trovate anche le conferenze di Claudio. Allora, invece di darvi tutto l'indirizzo lunghissimo, vi do un indirizzo molto molto abbreviato, che è questo qua. È praticamente sempre http://welcome.to/politeismo. Arrivate direttamente sul nostro sito e di conseguenza riuscite appunto a tranquillamente ad accedere poi agli altri siti tramite i links. E questo è a disposizione di tutti, è un ulteriore vantaggio che si ha per la ricerca. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica, che è studipoliteisti@licosmail.com, dove potete mandare i vostri messaggi di posta elettronica, le vostre comunicazioni. Vi ricordo la lista di discussione o la mailing list, che è già attivata da diversi mesi, che è reperibile presso il sito http://paganesimo.listbot.com. Ecco, io chiudo il parentesi internet, perciò prossimo motore di ricerca ci trovate dappertutto, insomma. Vabbè, abbiamo questo strano fischio di fondo che non riesco a vedere da cosa sia, comunque adesso lo elimineremo in qualche modo. Va bene, no. Vabbè, ora, noi cominceremo con la solita trasmissione degli oracoli caldaici. E andremo avanti, fin dopo faremo un paio di notizie di rassegna stampa che sono abbastanza importanti, e dopo continueremo la nostra trasmissione normale fino alle ore 17. Allora, siamo arrivati con gli oracoli caldaici al paragrafo 75, cioè il frammento 75, no? Gli oracoli caldaici, vi ricordo cosa sono: sono dei frammenti che sono rimasti di un'antichissima raccolta di oracolare, cioè di relazioni fra uno stregone e il mondo che lo circondava. Sembra che fosse Giuliano il Caldeo, Giuliano il Teurgo che fecero questo, padre e figlio, non si sa esattamente bene come sia la storia. E questi oracoli furono la base fondamentale per i neoplatonici. I neoplatonici, che però non sapevano un cazzo degli oracoli caldaici, e li interpretavano attraverso il platonismo, facendo tutte le puttanate possibili e immaginabili. Facendo le puttanate possibili e immaginabili, hanno fornito degli strumenti, delle armi ai cristiani attraverso i quali stuprare gli esseri umani. Cioè la descrizione del Dio buono, l'uno, le Eneadi che dall'uno vanno fuori dall'uno, poi ritornano nell'uno e tutto il resto, sono state tutte armi che i neoplatonici hanno fornito ai cristiani. Pertanto il nostro scopo qual è? È sottrarre gli oracoli caldaici all'orrore cristiano, cioè a un uso che i cristiani ne hanno sempre fatto attraverso le loro interpretazioni. Questo è il nostro scopo, è dare l'interpretazione corretta della stregoneria, che ci permette di andare a costruire il futuro, di andare a costruire l'infinito. Naturalmente adesso sono al frammento 75, parlando di oracoli caldaici parlo del paganesimo, cioè tratto il paganesimo. È ovvio che il paganesimo in se stesso, cioè il paganesimo come visione della vita, visione per costruire il futuro. Quando io avrò finito gli oracoli caldaici, fra alcuni mesi eccetera, prenderò in mano altri argomenti, magari parlerò, non so, tipo
la costruzione della sottomissione e il fondamento della pederastia nel Vangelo di Giovanni. Per esempio, è uno degli argomenti a cui sto lavorando. Oppure parlerò della pulsione di morte, cioè le religioni rivelate come espressione della pulsione di morte. Oppure prenderò altri argomenti ancora da trattare, perché la costruzione del paganesimo è una costruzione infinita, non è un qualcosa che cessa, perché il paganesimo non si può inserire nell'oggettività in cui vive. Il paganesimo deriva da una struttura oggettiva, da una relazione fra l'uomo e il mondo che è diversa da quella che è stata militarmente imposta dalle religioni rivelate. Questa costruzione diversa noi la dobbiamo rifare, noi la dobbiamo riscrivere. E la dobbiamo rifare perché il sentire pagano è diverso dal sentire delle religioni rivelate. E dobbiamo purtroppo fare questo lavoro. Vero Francesco? Cosa dici tu? È un lavoraccio, però. Sì, ma ogni pagano deve riscrivere il paganesimo. Non è una cosa che si ripete meccanica o tramandata tramite testi sacri. Esatto. Perché la vita del pagano crea il paganesimo. Dio che lo crea. Ogni pagano deve riscrivere il proprio paganesimo. Noi dobbiamo, oltre a fare uno sforzo di più, noi dobbiamo porre le condizioni affinché ogni pagano possa scrivere il paganesimo senza che l'orrore delle religioni rivelate vanno a soffocare. Sì, ma difatti è come il tentativo che stanno facendo con varie iniziative per bloccare tutto, che ne parleremo anche dopo, insomma. Parleremo anche di quello, sì. Vabbè, passiamo allora al frammento 75. Frammento 75, punti. Ricordo che la sequenza che uso degli oracoli caldaici è una sequenza precisa, è quella della Burr usata da Tonelli, fatta da Tonelli, che è stata l'unica che ha afferrato la mia attenzione. Allora, il frammento 75, puntino, puntino, puntino. Sotto di esse il canale sovrano si inchina. Ci fu un momento della nostra epoca in cui un canale sovrano si è inchinato in modo deciso. Nel 1982 si produsse un allineamento planetario in cui quasi tutti i pianeti del nostro sistema solare erano racchiusi in un angolo relativamente stretto. Il risultato di questo allineamento fu un grande flusso di energia vitale che dall'essere Sole investì tutti i pianeti, in particolare gli esseri della natura, della Terra, alimentarono il loro corpo luminoso e la loro capacità di articolare la loro energia vitale per modificare la relazione fra sé e il mondo che li circondava. La relazione, elemento magico in sé, si modificava attraverso l'alterazione dei soggetti che costruivano la relazione stessa. La modificazione non produsse un cambiamento repentino, ma una progressione di cambiamento attraverso l'accentuazione di caratteri comunque presenti nei soggetti e nella relazione. Fu come se la lucidità con la quale i soggetti erano consapevoli all'interno della relazione venisse ampliata, rendendo più chiara la compartecipazione dei fenomeni alla modificazione dei soggetti. Sotto la forza dei campi dei singoli pianeti allineati, un canale di energia vitale si era piegato per alimentarli. Provo un attimino a... No, vabbè. Scusate un attimo. Sotto la forza dei campi dei singoli pianeti allineati, un canale di energia vitale si era piegato per alimentarli. I canali sovrani possono essere piegati anche dalle volontà degli esseri. Gli esseri della natura, quando partoriscono nuove possibilità di coscienza di sé e nuove consapevolezze, altro non fanno che piegare i canali della vita per alimentare il loro intento. I canali sovrani sono i canali in grado di portare il fuoco della vita, della conoscenza e della consapevolezza. Piegare un canale significa mettere quanto porta al servizio del proprio intento. Per piegare un canale possono intervenire delle cause di adattamento, oppure un soggetto può intervenire attraverso l'uso della propria volontà. Usare la propria volontà per alimentare il proprio intento è l'arte della stregoneria. Alimentare il proprio intento con l'intento di quanto ci circonda per unire le forze è l'arte della stregoneria. Riconoscere il proprio intento nei soggetti che ci circondano è il fare del paganesimo politeista. E passiamo al frammento 76. In gran numero queste sovrastano i mondi risplendenti, slanciandosi su di essi. Tre costituiscono i vertici, quella ignea, quella eterea, quella materiale. Le linee di tensione sovrastano e attraversano ogni esistente. Le linee di tensione sono espressione di ogni coscienza di sé e sono coscienze di sé in sé e per sé. Come l'essere della natura attraverso la sua attività alimenta esseri di energia vitale o favorisce le condizioni per la nascita e lo sviluppo
di esseri di energia vitale, così le linee di tensione favoriscono e alimentano le condizioni per le quali continuare ad esistere ed espandersi. Come l'essere della natura favorisce lo sviluppo delle condizioni che gli permettono di espandersi al meglio, così le linee di tensione alimentano gli esseri della natura al fine di favorire il proprio sviluppo. Che cosa dunque ha coscienza di sé al punto tale da sovrastare i mondi risplendenti e gettarsi su di essi? Chi ha determinazioni e bisogni per farlo? Le linee di tensione, gli dei senza i limiti della forma e della materia. Sono dei presenti nella natura, ma sono dei presenti all'interno dell'universo. Lo permeano e lo attraversano. Ne manipolano le tensioni e gli intenti attraverso l'esercizio della loro volontà e dell'allineamento col loro intento. Questi dei sono quelli che ci chiamano a fondere la nostra via con la loro, il nostro intento con loro. Essi si slanciano per alimentare ogni situazione che possa diventare fonte generatrice di coscienza di sé. Essi concentrano la loro attenzione e il loro intento al fine di alimentare le loro trasformazioni, alimentare la loro consapevolezza e le loro trasformazioni nell'infinito dei mutamenti. Che la coscienza di sé che alimentano sia quella di un essere sole, o quella di essere di sola energia vitale, o essere di una qualche natura, è indifferente. L'impegno è lo stesso, l'intento è lo stesso, la volontà con cui agiscono è la stessa. Quando l'energia vitale, mossa da necessità, incontra una possibilità per esercitare il proprio intento, tutte le linee di tensione legate a quella qualità di trasformazione si gettano per favorirla. Ogni volta che nasce un Dio è un trionfo nell'universo. Ogni volta che un Dio esercita la propria volontà praticando le determinazioni per diventare eterno, è un canto glorioso nell'intero universo. Lo stesso canto glorioso di ogni essere umano, che trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, si presenta davanti a tutte le tensioni della vita, davanti a tutti gli dèi e dice: ecco, sono arrivato, io esisto. E passiamo al frammento 77. Il frammento 77 dice: intuite dal Padre, intuiscono anch'esse dal suo volere indicibile, mosse a intuire. Il volere del Padre, necessità. Necessità alla quale hanno sommato la loro volontà. Agli adattamenti dell'energia vitale, che come un cieco agisce nelle condizioni incontrate, per rispondere al richiamo di intento, si somma la volontà soggettiva che sceglie dove concentrare la propria forza e il proprio volere per ottenere il miglior risultato col minor dispendio dei mutamenti. Così le linee di tensione generate dall'esistente e per le condizioni che l'esistente ha prodotto intuiscono esse stesse e alimentano il loro intuire. Che ne è di necessità e intento quando le linee di tensione si espandono per l'intero universo? Quando si espandono in ogni mondo? Quando pervadono tutte le nature? Necessità è diventata volontà di ogni essere, è espressione di volontà di ogni Dio. Non è più l'intento del Padre che trasforma l'inconsapevole in consapevole, ma è l'intento degli dèi che espandono la loro coscienza di sé nell'infinito dei mutamenti. Attorno a noi c'è sempre necessità e intento. Ricordo che necessità e intento sono quelli che negli oracoli caldeici vengono definiti il Padre. Il Padre non è altro che necessità e intento, che trasforma l'inconsapevole in consapevole, ma c'è il volere degli dèi, il volere soggettivo che si è sommato a necessità. È la volontà del Dio con cui costruiamo le relazioni che predomina sulla necessità e l'intento che fu padre dell'esistente. Noi fagocitiamo l'energia vitale inconscia e questa diventa parte della struttura del nostro corpo di energia, ma se questa trasformazione avviene è solo perché noi esercitiamo la nostra volontà nel mondo riconoscendo noi stessi dei in un universo di dei. Le linee di tensione, intuite da necessità e intento, intuiscono loro stesse per ricostruire la coscienza di sé dell'universo, la coscienza universale, l'essere assolutamente necessario verso la cui trasformazione tutto il cosmo tende e concorre a formare. Dunque, intuite dal Padre, intuiscono anch'esse, dal suo volere indicibile, mosse a intuire. E passiamo al frammento 78. Puntini, 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 ergendosi come coloro che trasmettono messaggi, puntini, puntini, puntini. Le linee di tensione trasmettono messaggi, informazioni. Le linee di tensione presentano opportunità. Le linee di tensione sono gli dèi che ci circondano
e cercano la loro tensione divina dentro di noi. Quando il veggente alza lo sguardo dal mondo che ci circonda e supera la forma, la prima condizione che incontra delle linee di tensione è come queste fuoriescano dai viventi della natura e li collegano in un fitto intrecciarsi. Il veggente fonde se stesso con tutto il mondo che lo circonda attraverso le linee di tensione. Solo in un momento successivo individua la volontà propria delle linee di tensione. Solo quando le riconosce uguali a lui individua il divino che lo circonda, che lo chiama, dal quale può attingere. La prima cosa che si comprende è come le linee di tensione altro non siano che i lari del mondo che ci circonda. Attingendo dalle voci dei lari, noi costruiamo i nostri adattamenti soggettivi alle variabili oggettive che incontriamo. Le voci degli dèi guidano chi sa ascoltarle. Le voci degli dèi dominano chi ha rinunciato ad usare la propria volontà e le proprie determinazioni. Le voci degli dèi sono le voci che dal cuore degli esseri della natura lanciano il loro grido di compatazione nell'infinito. E passiamo al frammento 79. Non spiego più i frammenti dopo averli descritti. Mi rifiuto. Anche perché è passato molto tempo da quando li ho analizzati. Ogni cosmo ha sostegni noetici inflessibili. Questo è il frammento 79. Quanti sono i cosmi? Non esiste cosmo al plurale, sui dizionari non esiste. Dico questo, per cui quanti sono i cosmi? Infiniti come i mondi e le galassie, infiniti nello spazio e infiniti in ogni presente dei mutamenti. Ogni cosmo obbedisce alle proprie leggi, alle proprie determinazioni. Ogni presente obbedisce ad ogni nous di cui è espressione. Quelle sono le leggi fisiche, quali risultato degli adattamenti soggettivi alle variabili oggettive che quel cosmo nel formarsi ha affrontato. Quello è il pensiero, l'intenzione, lo scopo, il progetto, l'intendimento, la qualità del sentire, gli adattamenti e il sentimento che in quel cosmo è nato per adattamento e nei quali gli esseri divengono assieme a quel cosmo stesso. Quei sostegni sono sostegni inflessibili di quel e solo quel cosmo. Non sono riproducibili in altri cosmi. Sono propri di quel cosmo e ne guidano le trasformazioni nell'infinito dei mutamenti. L'entità che per prima scelse il meglio del proprio mutamento ha scelto la sequenza delle trasformazioni da imporre a quel cosmo. Gli esseri e le entità che seguirono si adattarono all'oggettività incontrata imposta dalla prima entità, anche se contribuirono a cambiarla e a modificarne la situazione dell'oggettività in cui si trasformavano. Ogni cosmo è retto dunque da una propria oggettività, nella quale si adattano le soggettività che di volta in volta nascono e si trasformano per costruirsi nell'infinito dei mutamenti. Non variamo l'oggettività per adattarla a noi stessi, ma adattiamo noi stessi l'oggettività che incontriamo. È questo nostro adattamento che produce le variazioni nelle quali altri noi stessi si adatteranno per costruire loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Questo paragrafo che commento brevemente è la differenza fondamentale che esiste fra il paganesimo e il cristianesimo. Cioè, per noi tutto quanto ha una sequenza, tutto ha una sequenza derivata dalle prime decisioni, dei primi esseri, delle prime entità. E tutto prosegue e tutto si adatta a quelle decisioni. Cioè noi non siamo, ricordo ancora, i padroni dell'esistente. Noi non siamo creati di immagine e somiglianza di un Dio padrone. Noi esistiamo, noi produciamo la nostra coscienza all'interno di una oggettività. Questa oggettività è già stata determinata da altre soggettività, di questo non dobbiamo prendere atto. E in quella oggettività che è stata determinata da altre soggettività, noi articoliamo noi stessi, noi costruiamo noi stessi, noi determiniamo noi stessi, noi ci prendiamo in mano la responsabilità della nostra esistenza. E nel far questo, noi cambiamo l'oggettività in cui vive. L'esempio più semplice da fare, e che è anche fisico e anche sperimentato, cioè almeno è scientificamente provato, è quando gli esseri uscirono dal brodo primordiale, i primi esseri cioè l'atmosfera non era fatta di ossigeno, l'atmosfera era fatta di gas diversi. Ebbene, gli esseri della natura, modificandosi, hanno modificato l'oggettività in cui vivevano. Per cui noi troviamo sempre un'oggettività già fatta, però la modifichiamo modificando noi stessi. Però noi siamo all'interno di un'oggettività, non siamo i padroni dell'oggettività. Beh, visto che mi stai mancando il fiato, faccio l'ultimo frammento e poi diamo il via a qualcos'altro. Che dici, Francesco? Sì, d'accordo. Sì, intanto gli ascoltatori dovranno ascoltarci fino alle 8 di questa sera, perciò siamo ben contenti, insomma. Sì. Frammento 80. Ma anche quando soggiace ai vicoli materiali. Che cosa significa soggiacere ai vicoli materiali?
Significa che la coscienza di sé si trasferisce su un corpo luminoso soltanto attraverso un processo di compattazione all'interno dell'essere natura. Quando si dice che gli esseri della natura sono usciti dal brodo primordiale per costruire delle condizioni migliori all'interno delle quali costruirsi, lo si dice perché girandosi indietro si può avere l'idea delle trasformazioni che si sono costruite. In realtà, se prendiamo il punto di vista di un corpo luminoso che si è compattato attraverso un essere della natura, noi siamo sempre un brodo primordiale, nel quale attraverso l'esercizio della nostra volontà e nelle specificità delle determinazioni costruiamo il nostro divenire nell'eternità dei mutamenti. La formazione della coscienza di sé soggiace ai vincoli materiali. Quando si sta costruendo in quanto essere della natura, quell'essere può abortire in qualunque momento attraverso la rinuncia a prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. In ogni altro caso, distruzione ad opera di una contraddizione che non riesce a superare, l'essere leone che si mangia l'essere gazzella, o l'essere gallina che si mangia l'essere lombrico, o l'essere uomo che si, l'essere umano che si mangia la gallina, può sempre mantenere potere di essere in quantità sufficiente per superare la morte del corpo fisico e partorire l'essere luminoso. Ma anche quando soggiace ai vicoli materiali, quell'energia vitale cosciente di sé obbedisce alla forza e alle tensioni di intento, alimenta la consapevolezza soggettiva, si dà a aumentare il potere di essere dell'essere della natura per portarlo alla morte del corpo fisico nella sua massima magnificenza. È il potere noetico che si esprime nella coscienza in forma fisica del singolo essere della natura. Va bene. E qui siamo arrivati al frammento 81. Frammento 81 che riprenderemo la prossima volta con gli oracoli caldaici. Ora, io mi fermo qua. Perché? Perché commentare gli oracoli caldaici e commentare un lavoro di stregoneria è una delle cose più dure che ci siano. Cioè, sembra facile, ma io posso scrivere un trattato di commento su Vangelo o De Marco o sulle puttanate, quelle puttanate, in tempi brevissimi. Commentare gli oracoli caldaici è una difficoltà estrema. Cioè, effettivamente bisogna riuscire ad andare... D'altronde la Bibbia è una stronzata dalla prima all'ultima pagina, perciò non è che sia difficile commentare la Bibbia. Non è una grande impresa, insomma, perché sappiamo benissimo i presupposti di partenza e le stupidaggini che sono dentro. Sì, ma... sappiamo che è una cozzaglia di stupidaggine e ogni pagina che passa trovi una stupidaggine in più, insomma. C'è un altro aspetto, no? Cioè, nel senso che tutto quello che è il biblico, tutto quello che sono i Vangeli, hanno costruito la nostra distruzione. Sì. Hanno costruito la distruzione umana. Questa distruzione umana... sono solo spazzatura. Esatto, l'abbiamo dentro, per cui è facile controbatterlo. Mm-hmm. Cioè, è solo una questione di tempo. Anche perché la mostruosità del cristianesimo l'abbiamo davanti a tutti gli occhi. La proprio la miseria, abbiamo giorno per giorno, non abbiamo nella vita, insomma. Con gli oracoli caldaici invece è un tentativo di costruire possibile, di costruzione possibile di un futuro, capito? Per cui bisogna andare indietro, sapere cosa pensava quel personaggio, riprendere il suo pensiero nella sua ottica e ricostruirlo nell'ottica attuale. Per cui... Ma l'altronde è appunto che il problema è che è più grosso, perché tutto quanto il cristianesimo è basato sulla distruzione, sulla demolizione delle cose. Sì, cioè, sì, c'è sempre un'affermazione assoluta che dice io sono il Dio, questi sono i comandamenti, arrangiati ad ascoltare, ad obbedire, esatto. Insomma. Sì, per cui è molto più facile fare questo. Cioè, questo qua, effettivamente, è come il commento a Didimon, Tommaso Didimon, no? Anche quello ha avuto più o meno le stesse difficoltà. Era più semplice perché riprendeva alcuni concetti che erano già nella Bibbia, per cui è stato più semplice. Questo invece è di una difficoltà veramente incredibile. Sì, no, ma infatti, guarda che tutta la Bibbia si potrebbe sintetizzare in astrusità, mostruosità, cavolate e stupidaggini. Se tu prendi tutto quanto un racconto di mitologia, praticamente ogni storia apre un varco, apre una via, apre una prospettiva. Cioè, adesso, cinque dimensioni diverse. Sì, ma ogni parola, ogni racconto, per quanto semplice possa sembrare, cioè che può sembrare anche fanciullesco, una fiaba, quella fiaba è più ricca di possibilità, di interpretazioni, di conoscenze, di elementi che ti dà per comprendere le cose che tutta quanta la Bibbia, insomma. Cioè, noi potremmo prendere gli interi Vangeli e non valgono neanche una delle storie della mitologia. No, valgono il sangue che hanno versato, sì, per la stupidità. La mostruosità che hanno costruito, soprattutto. Questa è l'unica cosa. Va bene. Con gli oracoli riprenderemo la prossima volta. Tanto ho visto che nessuno discute gli oracoli. Mi sembra anche ovvio, tutto sommato, no? Invece sono due cose di attualità. Due cose di attualità che vogliamo parlare. Parliamo la peggiore o la migliore? La peggiore, cominciamo, eh? Sì. Allora, cominciamo. Quindi dopo ci attacchiamo anche l'altra, così... quella del gris. Vabbè, No, la attacchiamo dopo quella mostruosità, dai. Tanto cominciamo con la mostruosità. Sì.
Va bene, allora, e niente, io ho avuto questo, no? Cioè su televisione passa notizia, uno stregone stupra bambine, cioè stupra le figlie, no? Allora, la notizia era su televideo, erano quattro righe. La notizia riportata, stessa notizia riportata sul Gazzettino, dice sotto anestesia papà mi violenta, no? E il Gazzettino non parla molto di questo episodio, cioè effettivamente dice che questo personaggio MC di 49 anni con le accuse di violenza sessuale su minore, anche con uso di oggetti, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Tutto sarebbe cominciato quando le bimbe avevano 2 e 4 anni. Allora, la notizia riportata dal televideo era stregone stupra figli, no? E la stessa notizia, papà stregone, viene riportata come titolo anche dalla Repubblica. Però la Repubblica è un po' più attenta, diciamo così, sulla vicenda in sé. E nell'articolo non scrive stregone, ma scrive santone stregone. E già questo, usare i due termini, santone e stregone, capiamo benissimo che cosa intendono l'articolista. Cioè, praticamente è un cattolico. Questo qua è un cattolico, il quale era anche apprezzato per... era un uomo molto religioso e pio, era impegnato nel volontariato, come la gente lo conosceva, e come tutti i cattolici, ha le perversioni sessuali. Cioè, il cattolicesimo non è altro che costruzione della perversione sessuale nell'individuo. A proposito, non lo dico solo io, c'è tutta la storia della psicanalisi che dice questo. Cioè, se volete prove, ne ho mezze tonnellate, non è problema. Da Freud fino ad oggi, agli ultimi studi della psicanalisi, dimostra come questo viene costruito. Naturalmente ci sono dopo le perversioni che emergono, cioè tentano di emergere. Cioè, i cattolici costruiscono lo stupratore attraverso la distruzione delle sue pulsioni sessuali. Questo viene fuori e si manifesta come riesce a manifestarsi, con le peggiori aberrazioni possibili. Per cui questo personaggio non era altro che un cattolico che stuprava le figlie e mascherava questo stupro attraverso dei giochini che più o meno perversi, che più o meno gli piacevano. Questo deve essere chiaro e lampante. Dopodiché l'uso del termine stregone che ne fa la Repubblica, beh, io non pretendo che tutti i giornalisti di Repubblica conoscono il mio concetto di stregoneria, no? Purtroppo sì, ma sai, quando è sempre momento. Il problema di tutti quanti questi santoni cristiani che vedono Cristo, cacciano il demonio, fanno esorcismi, la gente per condizionamento culturale li definisce stregone, ma alla fine sono sempre cristiani che applicano il cristianesimo alla lettera, cioè nel senso che chi abita nel Vicentino di questi buffoni, questi cialtroni, ne conosce a decina, centinaia, cioè gente che dice che quando tocca la croce che gronda sangue, che tutta la notte passano a combattere col demonio, cioè la gente li considera dei santoni, degli stregoni perché cacciano il demonio, invece sono dei cialtroni e basta. Allora, per essere chiaro. E questo vorrei che fosse chiaro il discorso, dopodiché se non è chiaro non ha nessuna importanza. E ricordiamo sempre che... per noi l'uomo si costruisce attimo dopo attimo, cioè l'azione che viene fatta a una persona quando è un bambino non è che viene persa, non esiste più, no, lascia le sue tracce. E così ogni azione che noi facciamo ha delle tracce e ha delle conseguenze. Se le azioni che noi facciamo vanno a sviluppare la vita, e queste hanno delle conseguenze positive. Se le azioni che facciamo vanno a bloccare, a opprimere, a sopprimere, a mettere in ginocchio, ha delle conseguenze dopo disastrose. Ha delle conseguenze disastrose per il sistema sociale. Sì. Beh, esempio, sempre, tanto per ricollegarmi al discorso che tu facevi sul discorso della repressione sessuale dei cristiani, beh, sto leggendo un libro che si chiama appunto Nudità e Vergogna, che parla di problemi che aveva anche la stregoneria. Che avevano gli inquisitori nella caccia alle streghe. Allora la Chiesa Cattolica non aveva problemi a bruciare le persone, però si poneva il problema ad esempio di chi doveva radere completamente tutti quanti i peli, le donne che erano soggette a processi di stregoneria, e di conseguenza si creavano delle categorie specialistiche di persone che dovevano depilare le persone per trovare i segni del diavolo, e si stava ben attenti che quando le donne venivano bruciate, le donne venivano bruciate, non mostrassero i genitali, logicamente, perché era scandaloso. Certamente il Vaticano si attrezzerà per le prossime inquisizioni e comprerà gli abiti da Armani. Non importa che le persone vengano bruciate, l'importante è che non mostrino i genitali. Sì, tipo sì, ad esempio, era problematico che ad esempio se una bruciata a rogo mostrava il seno. Non era importante che venisse bruciata, l'importante è che non mostrasse mentre veniva bruciata il seno. Logicamente addirittura erano arrivati al punto di costruire degli abiti speciali, dei pantaloni speciali per le donne in maniera tale che non si vedesse niente. Addirittura c'erano discussioni teologiche su chi doveva depilare la strega, perché logicamente avevano la loro mania e questo diventava fondamentale.
Cioè non era importante che si bruciassero le persone per delle cavolate, perché ad esempio uno era insensibile al dolore a un certo punto perché aveva una macchiolina, perché quello era il segno del diavolo. No, no, l'importante è che non ci fosse scandalo, insomma. Sì, questo è fondamentale. Poi per scandalo intendono sempre le 3-4 cosette, no? Sì. Cioè il loro potere sulle persone, che poi il loro potere si manifesta con la repressione sessuale, la repressione del lavoro, la repressione del cibo, la repressione del sonno, la repressione dell'ozio, la repressione di quello che è il piacere della vita. Vedi, ad esempio, cioè, per fare un paragone molto, molto, cioè, molto significativo del concetto che c'era di pudore, ad esempio loro avevano il problema delle... Cioè, non gli fregava niente di bruciare le donne, cioè non si ponevano il problema che venivano bruciate uomini e donne per delle cavolate, delle idiozie assurde di religione perché Dio glielo imponeva. Si ponevano un problema di pudore e basta, cioè bruciamo la strega in maniera tale che sia meno nuda possibile, insomma. Nell'antica Grecia, ad esempio, c'erano gli atleti che gareggiavano nudi, però il concetto di pudore non era mostrare glande. Difatti, ad esempio, gli atleti si legavano addirittura il pene, se lo legavano perché non montassero le glande, cioè, ma non creavano questi problemi nel senso di pudore, per loro erano non mostrare le glande, per i cristiani era mostrare anche la caviglia, insomma. Sì, sì, no, ma c'è stata una lotta, sì, mi ricordo, una regina d'Inghilterra perché mostrava la caviglia, fu un grande scandalo. Sì. Cioè, questo è dovuto al moralismo, al perversismo, alla perversione cristiana. È come si uccide il piacere della vita, che dopo crea la perversione, cioè il piacere spinge per uscire e dopodiché si crea la perversione. Comunque, cioè una bella differenza, capito, fra arrivare a questo bruciare le streghe vestite e per i greci che il pudore erano mostrare il glande. Questo è il concetto di cristianesimo. Per cui quando ecco, leggi... sulla questa cosa volevo inserire il discorso dell'anniversario. Oggi siamo il 19 di agosto, bene, e ieri il 18 di agosto 1694 è stato bruciato sul rogo Urban Grandier. Chi avrà visto il film di Ken Russell, I diavoli di Loudoun, sa che fu uno dei processi più famosi di stregoneria. Poi fu dettato solo per motivi politici e anche Urban Grandier non è che fosse uno stregone, era soltanto un prete che forse dava fastidio e basta, e per motivi politici è stato appunto ucciso. Però ecco, visto che hanno tutta la maniera di ricordare i santi che non esistono, che non ci sono, i martiri inventati e tutte quante le fandonie sulle varie santità, le varie persecuzioni che i cristiani avrebbero subito, che non hanno mai subito, ricordiamo il 18 agosto 1694 viene bruciato a rogo Urban Grandier. E questo è una cosa del passato. Ma se noi andiamo a vedere l'iniziativa del presente, vediamo che lo spirito non è cambiato. Cioè nel senso che nel 1994 bruciavano per motivi politici le cose, poi succedono anche altre cose. Vai tranquillo, parla anche di quello che allora, succede. Il nostro... poi l'Aris e il Cris, che sono dei criminali delle organizzazioni mafiose, poi diciamo anche perché. E non me ne frega niente che ci sia coinvolto anche il ministro degli interni. Il ministro degli interni, quando va contro le leggi, quando dà delle disposizioni che sono contrarie alla Costituzione della Repubblica Italiana, fa delle attività terroristiche nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana. Cioè... non esiste un personaggio che si possa sottrarre alle leggi. Le leggi determinano le colpevolezze, la perversione di una persona al di là della sua carica sociale. Può essere anche il Presidente della Repubblica. Questa è nostra Costituzione, eh? Tanto per essere chiaro. Allora, il Gris, quel patrocinio col contributo della Casa di Risparmio di Bologna e di una serie di università cattoliche, una del Brasile e una del Cile, che sono abbastanza come paesi, sono noti per la libertà di pensiero che corre in questi paesi, stanno organizzando un convegno internazionale per l'8-9 settembre, 8-9 ottobre a Roma, dal titolo Libertà religiosa e ordinamenti democratici, criteri per una legislazione. Allora, l'apertura viene fatta dal ministro Rosa Russo Iervolino, ministro degli interni, appartenente a un partito cattolico, il cui segretario è stato definito dal Corriere della Sera fa un uomo che ha paura della libertà. Perciò già la definizione non è mia, ma è del Corriere della Sera. Lei appartiene a questo partito cui il segretario è stato definito da un quotidiano e nessuno l'ha smentito in un'intera pagina, fa un uomo che ha paura della libertà. E quando un uomo ha paura della libertà è già significativo qual è la sua vocazione anche del suo partito. Benissimo, allora, questo convegno che dura diversi giorni, fatto da tutta una serie anche poi di partecipazioni di alti prelati, tra cui appunto Aldo Giordano, segretario generale della CE e così via, e alla fine si conclude l'ultimo giorno con questo argomento, criteri e proposte per una legislazione in materia religiosa, nel senso la volontà di creare una normativa, e tenendo conto da chi viene organizzata,
di creare una normativa che vada a regolamentare la possibilità di manifestazioni religiose in Italia. Logicamente i cristiani sono la religione, i cattolici sono la religione, le altre sono le religioni e vanno regolamentate. Logicamente le regole non valgono per loro, valgono per gli altri, e gli altri si devono sempre sottostare, devono sempre adeguarsi. E questo qua è sempre una cosa che per loro conta, cioè, perché anche gli studiosi di storia delle religioni dicono mai il cristianesimo tende ad affermarsi come la religione e le altre come delle varianze o delle follie o delle modifiche che non hanno senso. E questa è la loro capacità di imporre una legislazione per gli altri. A me sta bene che uno Stato imponga una legislazione su qualsiasi materia, però logicamente deve essere sempre paritaria. Invece loro fanno sempre a pensare che chi non è cristiano, chi non è cattolico deve essere regolamentato e a loro non deve essere fatta nessun obbligo, nessuna regolamentazione. E il problema grosso che hanno è che la società civile, qualunque tipo di società civile, qualunque tipo, anche la più cattolica possibile immaginabile, è sempre diversa, obbedisce cioè a dei principi assolutamente diversi da quelli che sono i principi cattolici, i principi della sottomissione. Se non esiste una società civile al giorno d'oggi, in un'epoca di capitalismo avanzato, nella situazione sociale in cui viviamo adesso, che ci possa essere una società e uno Stato che obbedisce ai criteri di sottomissione. Anche perché le merci devono circolare. Se solo per il fatto che le merci devono circolare, i principi cattolici sono già falliti. Ecco, io aggiungiamo una cosa. C'è molto parlare di argomento di insegnamento religioso nelle scuole. Benissimo. Allora, riserviamoci un argomento finale. Io l'ho recuperato su un quotidiano americano, The Nation, un articolo del 97. E l'articolo dice fa... Il 6 settembre i talebani, gli integralisti afghani, hanno ordinato a tutti gli ospedali di Kabul di sospendere parzialmente o totalmente i servizi sanitari alle donne. La direttiva, emanata dal Ministero della Sanità, è destinata a limitare ulteriormente i contatti fra i sessi. Ha avuto un effetto immediato e, secondo tutti i resoconti, agghiaccianti sulle malate della città. Una donna con ustioni all'80% del corpo si è vista rifiutare le cure perché il medico di guardia, maschio, era proibito svestirla. Due donne in travaglio di parto sono state allontanate a forza da un reparto maternità. Una giovane donna affetta da tubercolosi, malattia altamente infettiva, è stata rispedita a casa dai suoi prima che il trattamento fosse stato completato. Una bambina in coma è stata rifiutata l'ammissione al pronto soccorso. Questa è la notizia dell'articolo del The Nation, quotidiano americano, del 6 settembre del 97. Ecco, io voglio soltanto ricordare che Taliban significa studente di religione, studente religioso, studioso del Corano. Il Taliban, la traduzione è chi studia il Corano, cioè chi studia l'integralismo. E logicamente non pensiamo che il paese sia una realtà del genere sia così distante. No. Si comincia dall'insegnamento religioso, cristiano, cattolico o monoteista, e queste sono le conseguenze. Non c'è da pensare che sia distante migliaia di chilometri da noi o che sia distante anni luce. I Taliban studiavano religione, non studiavano fisica, non studiavano filosofia, no. Studiavano il Corano. E quando sono andati al potere, da buoni studiosi del Corano, da studenti di teologia, hanno fatto questo. Vedi, il problema è questo, non è che queste cose, cioè sia quello che sta facendo il CRIS insieme ai cileni, insieme a questa roba possa passare, o quello che fanno i Taliban possa passare. È chiaro che ci sarà, cioè c'è già una rivolta davanti a queste cose e ci sarà una rivolta ancora maggiore. Il problema è che il potere religioso sta tentando di sfruttare una situazione di sbandamento politico. Sì. Cioè in questo momento tutti i politici sono allo sbando perché non sanno più il nuovo, cosa è il nuovo che arriva, e il vecchio non lo vedono più, lo vedono morire, tant'è che c'è una dislessia notevole fra la gente e quello che è il potere politico. Cioè quasi se il potere politico fosse una variabile indipendente e se ne va per i fatti suoi. E la gente effettivamente è smonata. È smonata per tutta una serie di cose e perché non vede più il nuovo che avanza, cioè non vede più le prospettive. Allora, in questa situazione di crisi, fra virgolette, che non è una vera crisi, loro stanno tentando in tutti i modi sempre di far passare dei principi di cattolici, cioè mettendo in ginocchio il più possibile la gente, tant'è che tutti i margini di sottomissione che loro riescono a raggiungere verranno fatti pagare in maniera salatissima per chi ne viene fuori. Per esempio, quando Berlinguer ha fatto adesso la sparata su loro di religione, cioè da togliere nelle scuole o da modificare nelle scuole,
Questo non è altro che il giochino che sta venendo fuori in questo momento fra io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Cioè, scambio, è sì. Quanto praticamente un laico come Berlinguer richiede in cambio dei soldi che lo Stato darebbe alle scuole private. Cioè, c'è sempre un dare e avere, un dare e avere. Cioè, la politica in fondo è questo, non è altro diverso da questo. Cos'è il problema? Il problema è che in questo momento non esiste la certezza della costruzione di un futuro sociale, perché i vecchi modelli sono finiti, no? Sono falliti, sì. E i nuovi non si presentano ancora con una forza sufficiente da essere riconosciuti. Per cui in questa situazione di sbandamento qualunque cosa può succedere. Cioè, può succedere che si vendano schiavi. Cioè, mettetevi in testa questo. Cioè, quando si trovano a Torino i bambini di 5 anni costretti a lavorare nei laboratori cinesi, cioè, questo che sta avvenendo. Cioè, noi siamo abbastanza forti per difenderci da questo. Cioè, ma ci rendiamo... Sì. Cioè, ci rendiamo conto che 10 anni fa o 15 anni fa trovare una cosa del genere avrebbe comportato una rivolta dei quartieri, sì. Rivolta della gente, e adesso diventa soltanto una notizia su un giornale, un trafiletto e basta. E poi muore, cioè, là tra l'altro. Esatto, cioè c'è una devastazione del pensiero che è spaventosa. Noi abbiamo il nuovo che si sta costruendo, questo è indubbio. Ma non ha forza ancora, per cui noi dobbiamo difendere effettivamente i livelli, sì, ma di anche vita. Perché il nuovo non è che avanzi solo con le sue gambe, cioè deve avanzare anche con le persone. Esatto. Cioè, il nuovo non è che lo puoi imporre, non è come il cristiano che ha il Dio, che fa il suo papa, fa i suoi preti vanno avanti come un carro armato, spianano, esatto. Tutto, organizzano tutto. Cioè, se tu vuoi costruire qualcosa di diverso, devi avere le persone che prendono coscienza, sì, di sé. Cioè, esatto. Anche perché non puoi prendere i nostri principi e metterli dentro, fare un decalogo, dire tu devi attenerti a questo decalogo, devi obbedire, certo. Devi eseguirlo. Il problema è ben diverso, insomma. Scusate, le telefonate le apriremo dopo che abbiamo letto l'articolo su Stonehenge. Lo leggiamo tutto, Francesco, sì. All'inizio alla fine. Sì. Allora. No. Vado? Sì, sì. Visto che adesso dalle cose peggiori passiamo alle cose migliori. Sì, passiamo a quello divertente. Allora, perché voglio leggere questo articolo? Scusate un attimo. Sì, beh, ricordo che appunto Stonehenge è da moltissimo tempo un luogo di ritrovo appunto dei pagani anche inglesi. Addirittura... E, nel periodo del solstizio ci sono dei grandi raduni, e soltanto chi appartiene a una nazione pagana ha il diritto di accesso alla Stonehenge, gli altri rimangono fuori. Sì, dopo succedono i casini, come sempre. Sì. Tutto qua. Allora, perché vi voglio leggere questo articolo? È un articolo apparso sulla Repubblica a firma di Riccardo Luna il 12 agosto 1999. Perché? Perché questo articolo, come un altro precedente che vi avevo letto sulla la strega che aveva agito sul mare, no? Questo articolo vi mette in luce cos'è la miracolistica pagana, cioè che non è miracolismo, non ho altri termini, sì, sì. Cioè l'eccezionale, la cosa, cioè è la relazione fra l'uomo e il mondo che lo circonda, dove non è qualcosa di eccezionale, ma è solo un interagire, un armonizzare del sentire assieme, cioè questo è il paganesimo. E ve lo voglio leggere, siccome è avvenuto l'altro giorno, il 12/8/1999, e fa parte del grande spavento del 1999. Perché questo è effettivamente la cosa eccezionale, quella cosa eccezionale di cui non si dà molto valore subito, ma che costruisce il futuro, cioè costruisce le cose. Allora, vi leggo l'articolo di Riccardo Luna, ripeto, si intitola Stonehenge, le nubi si aprono per le nozze del sole con la luna, ed è apparso su La Repubblica del 12 agosto 1999. Dopodiché apriremo le telefonate. Ho lasciato i miei occhi a Stonehenge, scrive Linda sul suo diario, un piccolo quaderno liso con Star Trek in copertina. Ho lasciato i miei occhi a Stonehenge, scrive furiosamente, ma che importa, era meraviglioso. Eravamo tutti lì, come apostoli, seduti davanti a quelle pietre giganti e misteriose, con lo sguardo rivolto al sole che faceva l'amore con la luna. E quando si è fatto buio ho sentito una grande gioia e poi un freddo intenso, ed ho abbracciato il mio Michel che è arrivato qui con me da Key West, Florida. Ora penso, stasera forse non vedremo nulla, nessuno di noi vedrà nulla, perché non abbiamo usato questi ridicoli occhialini che avevo comprato a Londra. Le nuvole sono state il nostro filtro naturale, meraviglioso. Non si può spiegare la bellezza di vivere l'eclisse nel primo posto del mondo dove l'uomo ha imparato a prevedere il giorno esatto in cui la luna e il sole si sarebbero incontrati. Perché questo è forse Stonehenge, uno dei più grandi misteri archeologici di tutti i tempi, come le grandi piramidi di Giza o le linee di Nazca in Perù.
qui nella piana di Salisbury ci sono fossati terrapieni, cerchi di fiori e sopra giganteschi monoliti, pietre che pesano fino a 50 tonnellate, perfettamente tagliate e incastrate fra loro con un sistema così efficace che sono state paragonate alla danza dei giganti, perché danno l'impressione di essere proprio giganti che ballano in circo tenendosi le braccia sulle spalle. Sì, anche i druidi hanno frequentato Stonehenge, ma molto tempo dopo la sua costruzione, che si fa risalire a 3500 anni avanti Cristo. Certo, anche il mago Merlino avrebbe partecipato al suo completamento, facendo arrivare dall'Irlanda grossi monoliti, ma qui parliamo della notte dei tempi, del vero inizio di tutto. I discepoli della New Age, gli hippie, i neopagani, i cercatori di UFO adorano questo magico monumento, che considerano il primo calendario astronomico in grado di calcolare gli spostamenti del Sole e della Luna. E ieri erano tutti qui, richiamati da un misterioso passaparola. Sono venuti a migliaia, senza bisogno della pubblicità fracassona della Cornovaglia, l'unica regione della Gran Bretagna dove potete vedere l'eclisse al 100%. A Stonehenge c'era solo il 97% di visibilità, sì, ma il cielo ha fatto un miracolo. Erano da poco passate le 10 e c'era già una grande folla, 10.000 persone almeno, quelli con il sacco a pelo che avevano dormito nei campi, quelli con i bambini che non ci volevano venire, però dai retta a papà sarà bellissimo, quelli che con il termos per il caffè bollente, perché poi farà freddo, vedrete. Quelli che erano soli, con un libro archeologico sotto braccio, ma neanche lo aprivano, ipnotizzati come erano dal posto. E poi i semplici turisti, spesso in Bermuda, che si facevano le foto, dai con le pietre dietro, così posso dire che c'ero. Quelli che passeggiavano intorno al recinto, che da qualche anno tiene i visitatori a una ventina di metri dal monumento, perché altrimenti va a finire che lo distruggono. E poi c'erano quelli come Linda e Michelle, attorno ai 30 anni, i capelli molto lunghi, i golf colorati, le scarpe da trekking, un'aria vagamente hippie, tantissimi, felici, diresti. Insomma, l'eclissi stava ormai per iniziare e il cielo era coperto senza speranze. Da nord a sud, da Oxford a Salisbury, c'era solo nubi basse, bianche, come schiuma, da barba fatta. Ma quando il primo spicchio di luna ha sfiorato il sole, è successo qualcosa, perché qui l'hanno visto tutti benissimo. Come se qualcuno lassù avesse deciso che Stonehenge, con i suoi discepoli, non poteva mancare alle nozze del secolo. Allora le nubi si sono fatte sottili, scusate. È il caldo. Sì, è il caldo. Si sono fatte sottili, come fossero il velo di una sposa che va incontro al suo amore. La luna e il sole e tutti sotto si sono accorti che l'eclisse si vedeva meglio senza occhialini, perché le nuvole fanno da filtro. Così è passata un'ora interminabile, nel senso che qualcuno avrebbe voluto non finisse mai. Gli uccelli, migliaia di piccoli uccelli marroni, si sono appollaiati in silenzio sui triliti del circolo Sunset per godersi lo spettacolo delle nuvole che facevano da ola. Ogni tanto infatti l'eclissi spariva, ma era questione di secondi. Quando il sole era ormai uno spicchio, un druido vestito con un sacco di juta ha saltato il recinto ed è andato verso le piccole pietre di quarzo blu. Ha fatto appena in tempo a toccarne una col suo bastone, pronunciando una formula celtica che già gli agenti gli erano addosso. Allora un ragazzo australiano ha estratto un boomerang dallo zaino con un urlo tremendo e lo ha lanciato nel cuore di Stonehenge. L'ellittica di Trilli si è sentito un applauso divertito, faceva freddo, freddo davvero, ed era buio. Ma non notte, quando Linda e Michelle si sono abbracciati. Vabbè, ed è finita qua. Allora, questo è il miracolo pagano. Il miracolistica pagana è l'allineamento del sentire delle persone con il sentire del mondo circostante. E adesso lascio a Francesco. Sì, ecco, io
Vorrei proseguire sempre con un argomento che si riconnette anche a roba d'attualità. Abbiamo una maschera italiana che si veste di bianco, che purtroppo non è Pulcinella, ma si spaccia per Pontefice a Roma. Non è divertente come Pulcinella, purtroppo, che in questo periodo estivo, forse per il caldo, ha cominciato come sempre, purtroppo non è per il caldo, mi dicono, e sono d'accordo anch'io, comincia a tirare fuori argomenti tipo il diavolo, la sconfitta del diavolo, non so se l'hai sentita questa Ho affermazione. visto qualcosa sul Sì, giornale di oggi, ma la rassegna stampa la faccio la prossima no, settimana. ecco, no, perché a me mi serviva per connettermi con un'altra cosa. E dice, appunto, in sostanza, queste cavolate dicono, sì, che Cristo ha sconfitto il diavolo, però i cristiani, e perciò il diavolo sarà sempre sconfitto, però i cristiani devono combattere, sconfiggerlo ogni giorno. Benissimo, questa è un'affermazione fatta da lui, è l'assurdità del monoteismo. Io la vorrei riconnettere, pensando a questo mi ha riconnesso un altro ricordo, il discorso di Ulisse delle sirene. Ulisse affronta le sirene, o anche il discorso, anche tanto per dire, di Edipo. Edipo affronta la Sfinge, vince la Sfinge muore. Non ha bisogno che gli altri tornino ogni giorno a combattere, perché la sua vittoria è la vittoria di tutti. Cioè, nel senso che la Sfinge tiranneggia la città, uccide i giovani, pone un quesito, chi non sa affrontare muore. Ma di fronte all'eroe, chiamiamolo così, eroe, cioè non diamo l'intenzione da milite ignoto, non è l'intenzione da milite, cioè la persona che si fa forza, che si fa coraggio, che è determinata nelle sue azioni, che ha una volontà e che vuole raggiungere uno scopo, affronta la Sfinge, risolve il problema e la Sfinge di fronte alla sua sconfitta si uccide e questo non rappresenterà più un pericolo per nessuno. Cioè, la lotta di uno, la vittoria di uno rappresenta la libertà per gli altri, per tutti quanti gli altri. E tutti gli altri non dovranno più percorrere quel percorso, non dovranno più fare le stesse cose, faranno altre cose, avranno altri ostacoli, ma quell'ostacolo è risolto, in quanto la sua vittoria appartiene a tutti quanti gli altri, lui lo fa anche per la comunità. Il Papa sostiene che Cristo l'ha sconfitto e poi i cristiani devono continuare a combattere, anche se Cristo ha sconfitto il diavolo, i cristiani devono continuare a combatterlo. Facciamo un altro ragionamento sempre con la mitologia. Quando Ulisse affronta le sirene, le vince, e qualche leggenda dice che queste si uccidono, perché Ulisse le ha vinte. Ma una cosa significativa anche per questo qua, il pericolo non risiedeva dappertutto, perché per i cristiani il pericolo è nel mondo, e tutto il mondo è pericoloso. Per Ulisse il pericolo era soltanto circoscritto in una certa area, cioè nel senso che sapeva che il pericolo risiedeva in quella zona. Uscito dall'area di ascolto, lui non aveva più il pericolo da affrontare, il pericolo era superato, era risolto. Ma lui riesce a vincerlo con la sua intelligenza, sa che esiste una situazione e l'affronta. L'affronta con l'astuzia, vince una regola, dice se tu ascolti le sirene muori, benissimo, lui trova il sistema per vincere le sirene e vincere. Il grosso problema di tutto questo è che i cristiani hanno scopiazzato alcune Sì, forme apparenti del paganesimo, ma però non, la sostanza è ben diversa. volevano usarle per sottomettere. Hanno scopiazzato la forma, però la sostanza era assolutamente diversa. Infatti, ti dicevo prima del Vangelo di Giovanni, la teoria della sottomissione, no? Cioè, la teoria dello stupro, in fondo, viene fuori dopo lo stupro dei bambini, perché i bambini non costruiscono più il futuro. Bene. I cristiani se ne stavano andando via, cioè quando Giovanni scrive quel Vangelo, i cristiani se ne stavano andando via perché loro aspettavano la risurrezione che doveva avvenire da lì a poco e la risurrezione non avviene. Per cui stanno abbandonando tutti quanti e Giovanni scrive il Vangelo della sottomissione, che è il più aberrante di tutti e quattro, insomma, Vangeli. Va bene, cominciamo a prenderci un po' di Sì, insulti. Pronto? ricordo il numero telefonico che è 049 Sono arrivati, 700 700. gli stronzi arrivano sempre all'inizio, gli stronzi figli di puttana arrivano sempre all'inizio. Sarà anche prenotato. Pronto? Eccolo qua. Purtroppo abbiamo i disturbatori folli, dovete aver pazienza anche se vi butto giù il telefono a tutti quanti, ma purtroppo le linee vengono bloccate da Nones, Matiazzo, c'è questi vermi assassini che dopo aver ammazzato milioni e milioni di persone, dopo aver stuprato milioni di persone, costruiscono delle persone affinché ci blocchino le linee. Per cui la responsabilità è loro, sia Sì, chiaro sì. questo, non di questo imbecille. Questo imbecille è stato costruito apposta per fare questo lavoro. Sì, Sì, ecco, chiaro questo. io Sì? Eccolo qua. Dobbiamo purtroppo sopportare anche questa. Naturalmente. Sì?
Ascolta, so che tu sei stato anche un ex militare, mi sembra. Sì, tante cose sono state nella vita. Vabbè, volevo se mi parlavi un attimo dei militari preti, cioè dei cappellani militari, qual è la loro funzione e anche come mai loro riescono ad avere anche i gradi, mi sembra. Beh, esistono delle leggi, esistono dei trattati con il Vaticano, per cui avere quei hanno comunque sempre il grado da ufficiale, sempre, e dopo avanzano nel grado restando militari, questo è normale, non è niente di particolare. Esiste un trattato internazionale con la Santa Sede, cioè col Vaticano in pratica, per riuscire ad avere questo. E come si concilia il fatto che loro sarebbero contro la guerra, contro il cappellano militare? Guarda che i cattolici non sono mai stati contro la guerra, tant'è che le hanno sempre fatte le guerre. E anche benedetto le bandiere per quello. Certo, anche le bombe atomiche hanno benedetto. Certo. Formalmente, insomma, dovrebbero essere... Loro parlano di pace per i più deboli affinché non cambiano la loro condizione di vita, cioè restino deboli, restano sottomessi, mentre invece danno il diritto a ogni Stato, a ogni superiore, di fare la guerra all'inferiore. Questo fa parte proprio dell'ideologia cattolica, cioè la pace non è fatta affinché il più forte non stupri il più debole, ma è fatta al più debole affinché non esca dall'attività di stupro del più forte, cioè il più debole che deve stare in pace. Ho capito. È un gioco, è un giochino, ma è fatto bene. Va bene. Grazie. Ti ringrazio, complimenti per il lavoro che fate. Grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Il problema è questo. Nei cristiani la pace viene predicata ai più deboli, affinché non si ribellino, non cambiano la loro situazione di vita, restino sempre sottomessi. Non al più forte perché non faccia le guerre. Questo è sempre stato, sono 500 anni di prove. L'eccidio sacro appartiene sempre al monoteismo, cioè nel senso è la Bibbia che stabilisce che un eccidio, un massacro, possa essere santificato. Noi abbiamo seguito tutte quante le culture che esistono delle guerre, ma lo scontro è sempre di una persona contro un'altra persona. Sì, il concetto è loro, cioè proprio anche una distrage santa, cioè nel senso appartiene chiaramente alla, sì, solo al monoteismo. Senta, io sono il sindaco di Sodoma e Gomorra. Vabbè, complimenti. Sopravvissuto. Sopravvissuto a proposito. Sì.